Trovati, questa sera parliamo di mais. Andiamo a vedere un po' cosa è successo nella scorsa campagna. Come al solito partiamo a inquadrare il valore assicurato di questo prodotto. Vedete che il mais rappresenta circa il 13% del valore assicurato complessivo dei soci del Consorzio di Difesa di Piacenza e per un valore che si avvicina ai 16 milioni di euro. Partiamo a vedere un po' i dati principali della campagna. Abbiamo appena detto che il valore assicurato è vicino ai 16 milioni di euro, i premi sono di 594 mila euro, sono stati erogati risarcimenti per 225 mila euro, gli ettari assicurati vedete che hanno lo stesso trend di crescita rispetto al valore assicurato, quindi di oltre il 30%, sono quasi 7 mila ettari. I soci assicurati 195, con anche qui un incremento di 29 soci. Il tasso medio del 2020 si è attestato attorno al 3,83%, con un lieve incremento rispetto al 2019, e i soci risarciti 35. Allora, una considerazione mi viene da fare che è un po' questa: annate come quella del 2019, dove vedete sono stati pagati 414 mila euro di premi e sono stati erogati risarcimenti per oltre 700 mila euro, ci portano a fare questi incrementi di superfici assicurate e di valore assicurato, cioè le annate con tanti danni, diciamo che sono la miglior pubblicità per il settore delle polizze agevolate, o meglio, gli agricoltori pensano all'assicurazione solo di più dopo annate con tanti danni. Anche per il mais andiamo un po' a vedere quali sono le polizze che hanno scelto i nostri soci. Diciamo che per questa cultura le opzioni principali risultano essere due, cioè l'assicurazione a tre avversità, quindi grandine, vento ed eccesso di pioggia, e l'assicurazione a due avversità, quindi grandine e vento. Vedete che la stragrande maggioranza, oltre 6.000 ettari, hanno scelto la soluzione a tre avversità, mentre 600 e rotti ettari hanno scelto quella a due. Andiamo un po' a vedere il tasso medio, vedete che non c'è una grossa differenza, il 3,78 per la 3 avversità e 3,46 per quella 2. L'andamento più o meno è simile e gli ettari assicurati anche, scusate, i quintali assicurati per ettaro sono simili per le due soluzioni. Quello che invece anche per questo prodotto vi sottolineo è la varianza massima che c'è, cioè alta, che troviamo tra il tasso più basso pagato da un nostro socio per assicurare il mais, che è 2,60 per la soluzione a tre avversità e 2,65 per quella a due avversità, e il tasso massimo pagato, vedete, 6,45 e 4,20. Ecco, dentro questa escursione ci sta il comune in cui assicuro il mais, ci sta che tipologia di polizza ho scelto, che condizioni ha la polizza, però vi fa capire che è necessario guardarci bene, valutare più offerte, chiedete a noi e al nostro lavoro, le abbiamo lette tutte le polizze, siamo in grado di aiutarvi nel scegliere quella migliore per voi. Ecco qui facciamo un altro ragionamento che ci viene dalla slide precedente, è un po' quello di capire se è conveniente per il mais assicurare solo due avversità, quindi grandine e vento, e non assicurare la pioggia, oppure assicurare anche la pioggia. Sapete che le polizze a due avversità percepiscono un contributo inferiore, cioè del 65% sulla parte agevolata, mentre quelle a tre avversità del 70% della parte agevolata. Abbiamo preso, diciamo, i tassi medi delle due soluzioni e abbiamo fatto un piccolo esempio per ragionare insieme. Vedete che dai nostri dati non conviene assicurare solo due avversità, perché abbiamo sì un piccolo risparmio sul premio nel caso dovessimo assicurare 10.000 euro di mais, cioè parliamo da 346 euro a 378, però poi quando andiamo a togliere dal premio il contributo che andremo a percepire e andiamo a
a tirare fuori il premio, quello che noi chiamiamo premio socio, cioè la quota di premio che rimane a carico dell'agricoltore, vedete che la differenza è inutile. Allora, la garanzia eccesso di pioggia sul mais sicuramente non è una garanzia famosa per avvenire in modo frequente, però è comunque un qualcosa in più, quindi in alcuni momenti della cultura può avere un'utilità. Pertanto, quello che vediamo da questi dati è la convenienza nell'assicurare tre avversità anche per il prodotto mais. Ecco qui, vediamo quali sono le avversità che hanno risarcito di più nel corso della scorsa campagna. Vediamo che, a differenza degli altri prodotti dei quali abbiamo fatto questo approfondimento, non ci sono solo danni da grandine, che sono comunque il 44 rappresentano comunque il 44% dei risarcimenti, ma l'avversità più dannosa che ha provocato più risarcimenti è il vento forte, a seguire da una piccolissima percentuale di danni dovuti al colpo di sole. In questa slide verifichiamo la convenienza dello strumento assicurativo sul prodotto mais, lo verifichiamo sommando, diciamo, i dati degli ultimi 8 anni, e andiamo a vedere che il premio complessivo pagato dai nostri soci per assicurare il mais è di 3,3 milioni di euro. I risarcimenti ottenuti da questi soci sono di 1,8 milioni di euro, e il contributo che è stato percepito sul premio di queste polizze è di 1,5 milioni di euro. Pertanto, andiamo a vedere che i contributi e i risarcimenti si equivalgono al costo della polizza. Pertanto, anche su questo prodotto riusciamo a capire che, se valutiamo l'utilità di questo strumento non anno per anno, ma su una stringa di più anni, siamo sempre sicuri che verificheremo che è un prodotto utile. Per concludere, quello che ci siamo detti è che verifichiamo anche dai dati di quest'anno che assicurare il prodotto mais è conveniente, e è molto importante fare questa valutazione di convenienza su più anni. Le polizze anche per il mais abbiamo visto che possono avere differenze di costi e condizioni notevoli, anche per quanto riguarda lo stesso prodotto nello stesso comune. Le polizze anche per il prodotto mais possono coprire fino a 9 avversità. Valutiamo bene quali garanzie scegliere, e abbiamo verificato che abbiamo forse più convenienza ad assicurare il mais a 3 avversità. Vi ricordo che i nostri uffici sono a vostra completa disposizione ogni anno prima di assicurare, al fine di darvi tutti i raffronti necessari tra le varie compagnie, sia in termini di costi, quindi di tariffe, sia in termini di condizioni assicurative. Siamo giunti alla fine di questo approfondimento sul prodotto mais. Io vi ringrazio per l'attenzione. Vi rimando ai nostri contatti che trovate qui in questa slide, e vi ricordo che abbiamo attivato un servizio WhatsApp per i soci per mandare comunicazioni urgenti o videomessaggi di approfondimento, e vi invito pertanto a memorizzare all'interno della vostra rubrica del telefono il numero WhatsApp di Condifesa Piacenza che trovate in questa slide. Un saluto a tutti e a presto.